Bonjour ragazzi, bonjour mia family, come state? Io sto andando in aeroporto e inizio a filmare già qui in taxi perché stamattina ero super defuntissima, cioè mi sono svegliata come sempre, mi prendo esattamente il tempo per fare la doccia, prepararmi e partire la mattina, cerco di dormire più che posso, come sapete sono una dormigliona e non faccio e faccio molta fatica a svegliarmi la mattina, infatti si vede penso dagli occhi. Comunque ragazzi, sto andando in aeroporto, oggi vado in Italia, torno in Italia e volo. Il volo è Amsterdam-Venezia e poi a Venezia viene a prendermi mio papà e andiamo assieme appunto a Trieste. Sono molto contenta di rivedere mio papà perché l'ultima volta che sono stata in Italia lui era via in vacanza, quindi questa volta invece ci vediamo. E poi stasera ho già una cena prenotata con i miei amici, quindi non so quanto tempo libero avrò, però insomma voi mi accompagnerete, mi farete anche un po' di compagnia durante questo viaggio perché appunto viaggio da sola, sperando ragazzi, incrociamo le dita che non vada come l'ultimo volo, che è veramente, no, non era l'ultimo, era quello prima, mi sa, il penultimo in cui c'è stato il delirio e ero terrorizzata, quindi sta anche iniziando a piovere in questo preciso istante, tra l'altro. E come ben potete vedere i campi olandesi, poi ci sono anche le mucche eccetera, ma non si riesce a vedere niente con la pioggia. Comunque ragazzi, visto che sta anche piovendo, speriamo che non ci siano turbulenze. Che cosa vi devo dire? Io sto già pensando al peggio. No Nicole, non c'è vento, quindi non dovrebbero esserci turbulenze, cioè io mi anche auto tranquillizzo, capite? Cioè sono messa così male che mi faccio venire le ansie da sola per volare e poi mi anche calmo da sola, quindi c'è tutto il giro proprio ragazzi. Come potete vedere, outfit super comfy perché ho una tuta, tuta comodissima, ma è da un po' che quando viaggio, penso dalla quarantena, no, da prima, è da un po' che quando viaggio sempre in tuta, perché è comodissimo ragazzi, che vi devo dire, una volta ci tenevo, no, a vestirmi, cioè, bene, anche se volavo, eccetera, ma ero scomodissima, e poi mi sono detta, ma chi se ne frega, volo in tuta, quindi ho appunto tuta e il mio cappotto, quello di Max Mara in cammello, che è super caldo, anche se non so quanto freddo faccia in Italia, ma ho portato anche una giacchetta più leggera in caso. Non so se riuscite a vederlo ragazzi, ma lì c'è l'arcobaleno, si vede a malapena, però c'è. Ok ragazzi, sono arrivata in aeroporto, ho già fatto il check-in, ho già imbarcato la mia valigia e non hanno neanche controllato praticamente il mio certificato tampone negativo, quindi vabbè, e adesso devo andare ad un gate speciale dove c'è la forma da compilare l'autodichiarazione, in cui devo dichiarare che non ho tosse né febbre, ma visto che ho il tampone negativo, cioè non dovrebbe bastare quello, ma evidentemente no, basta che me la controllino, perché ogni volta che viaggio mi fanno fare l'autodichiarazione ma non me la controllano mai, quindi sarebbe anche utile controllarle queste cose. Stessa cosa per appunto il certificato del tampone negativo, che non è stato neanche guardato. E vabbè, io mi lamento la mattina ragazzi, sono molto lamentosa quando non dormo tanto, avrete notato. Adesso vado alla ricerca di questo gate, che tanto per fortuna abbiamo tempo perché l'aeroporto è deserto. Ok, questa è l'autodichiarazione che devo compilare prima di salire sull'aereo, sempre la stessa, parte in inglese e parte in italiano, che già avevamo visto quando appunto ho viaggiato le volte scorse. E mi hanno detto giustamente che il certificato tampone negativo lo controllano in Italia perché è richiesto dalle autorità italiane, quindi giusto. Quindi adesso compilo la mia autocertificazione e basta, poi imbarchiamo l'aereo e si va in Italia. Ok ragazzi, posizione strategica, sono vicina al gate d'imbarco e qui si possono intanto vedere gli aerei, e quello sarà il nostro aereo ragazzi, perché noi usciremo da qua e poi faremo tutto questo tratto e andremo sull'aereo. Intanto voglio farvi vedere cosa ho preso per colazione perché non ho mangiato niente a casa.
ed ho preso lo yogurt solito con muesli, che cosa c'è? Frutta secca e yogurt ai frutti di bosco, e poi c'è una spremuta d'arancia e la bottiglietta d'acqua naturale. Ok ragazzi, mi sono imbarcata sull'aereo, spero riusciate a sentirmi. E tra l'altro una signora aveva lasciato il portafoglio sul sedile tipo di fronte al mio e ho dovuto chiamarla 3 volte. Signora, sta dimenticando il portafoglio, però alla fine ce l'ho fatta. Comunque ragazzi, adesso tra un po' partiamo finalmente. Sono contenta perché ha smesso di piovere, così almeno forse il volo andrà bene. E forse sta uscendo anche un po' di sole. Così forse si abbassa anche il mio livello di ansia. Recuperate la valigia ragazzi, e adesso dovrei vedere mio papà che mi aspetta qua fuori. Il volo è andato anche tutto sommato abbastanza bene. Ehi papà! Che stupido! Cioè... Ma papà, che in caso non ti riconoscevo, ciao papà!
ragazzi, quanto sono felice di aver già fatto il tampone e di avere già il mio bel certificato negativo, perché qui c'è una fila per farlo. Lì c'è la fila appunto di gente che deve fare il tampone, tutti quelli che arrivano da Olanda, Regno Unito, eccetera eccetera, e altra gente che si sta accodando. Il mio certificato invece mi hanno fermata praticamente quando sono uscita dal, appunto dopo che ho incontrato mio papà, che voi penserete che l'ha fatto apposta mettere quel cartello, in realtà no, queste sono le tipiche cose di mio papà. E quando sono uscita, praticamente subito che ho incontrato mio papà, due passi dopo c'era appunto una specie di banchetto con la ragazza che chiedeva da dove arrivo, e appunto quando le ho detto dai Paesi Bassi mi ha controllato il certificato del tampone negativo. Ho dovuto compilare delle altre cosine, giusto due dati, un secondo proprio, e adesso posso uscire e non devo farmi la fila. Oh, bellezza. Che non l'ho fatto per comodità il tampone in Olanda, ragazzi, l'avevo già spiegato anche nelle storie, però l'ho fatto in Olanda perché se mai fossi risultata positiva e asintomatica mi sarei dovuta fare appunto 15 giorni chiusa in casa, però con i gattoni. Se invece l'avessi fatto qui il tampone in Italia arrivando, e metti che risultavo positiva però appunto asintomatica perché sto bene, non ho sintomi, mi sarei dovuta fare 15 giorni di quarantena qui in Italia, che per me non è fattibile perché appunto i miei gattoni sono in Olanda, quindi devo stare con loro. E quindi se mai fossi risultata positiva, la cosa migliore per me sarebbe stata appunto farmi la quarantena in Olanda a casa mia con i gatti, quindi per questo ho fatto il tampone già lì. Però si è rivelata un'ottima idea. Ecco ragazzi, guardate la fila, qui c'è tutta la fila e di là più in avanti fanno i tamponi, e io invece posso uscire. Ta-da! Ragazzi, ma com'è che io mi porto la pioggia dietro dall'Olanda? Cioè arrivo, atterro ed è il tempo più brutto che su, cioè diluvio universale. Mitico mio papà notare che mi porta sempre la merenda, come se avessi 12 anni, sempre la merenda rigorosamente, tipo panini a sacco, no? Come quando andavo in gita. E qui che cosa mi ha portato? Milkshake cioccolato, poi abbiamo Nesquik shake, ragazzi. E poi mi ha detto che mi ha preso il panino con il salame ungherese, due panini di salame ungherese addirittura. Perché se c'è una cosa che mi manca in Olanda è il cibo italiano, il salame, la mortadella, i panini. Infatti stasera mangerò pizza, quindi insomma, ting! Buon appetito a me, ragazzi. Tolgo l'Invisalign in prima magari. E buon appetito. E sono già le, non lo so, le 6 e qualcosa. E c'è già il diluvio. In realtà sta già facendo buio, perché mio papà tanto non mi sente, ma mio papà guida, ragazzi, che cioè lenti come una lumaca, cioè come una lumaca. Se il limite è 130, mio papà va a 80. Quindi ci metteremo un po' ad arrivare a Trieste, però vabbè, oggi domenica me la prendo proprio comoda, anche perché poi appunto vado a cena da Giulia ed Elia, dei miei amici, quindi sono molto molto contenta. Vabbè, adesso mi slurpo questo panino intanto. Deve esserci in qualcosa degli autogrill, che ogni volta che mi fermo in un autogrill ho sempre voglia di prendere tutte queste schifezze, tipo le caramelle gommose a forma di hamburger, tipo il pack grande di Big Bubble. Sono queste cose che si trovano solo negli autogrill, ma adoro. Sto cercando anche, visto che stasera vado a cena da Giulia e Elia e c'è Keira, la bimba che ha 3 anni e mezzo, stavo cercando anche un regalino che potrei prenderle per lei, e visto che le avevo preso una bambola che le era piaciuta tanto, stavo pensando anche ad una bambola, tipo una Barbie, tipo. E questo carino. Se no, c'è sia questo con il biberon, oppure la versione femmina con tipo le robe da dottoressa. Non ci sono queste Barbie tipo piccoline, però questo è carino. Dai, potrei prendere questo. Ok ragazzi, scusate, ma siamo appunto appena entrati in autogrill, ho mangiato il panino, siamo entrati in autogrill e cioè ragazzi, veramente ci sono delle cose che mi fanno imbestialire. Cioè per esempio, no? Allora, io sono in bagno, ok? Cioè nel bagno, non nel bagno, ecco, ok, nel bagno dove ci si lava le mani, eccetera, ma voglio dire, io esco dal bagno e mi ritrovo una ragazza lì che si lava le mani senza mascherina, cioè non ce l'aveva proprio. Il fidanzato, che tra l'altro stava entrando nel bagno delle donne, pure lui senza mascherina. Cioè io mi fermo perché comunque, cioè se uno all'interno di un locale, di un bagno molto piccolo, non ha la mascherina,
e non posso starci almeno a un metro e mezzo di distanza, cioè io non passo. Quindi stavo aspettando, con tutta calma questi si spostano, non mi dicono niente, cioè scusa, no, niente. E esco cioè dalla prima parte del bagno, che è quello solo delle donne, per entrare nel tipo nel corridoietto del bagno, insomma, prima che si dividano uomini e donne. E lì c'è la signora delle pulizie con la mascherina così. Così. Che, cioè, perché ce l'hai? Cioè, mettila giù, no? Quindi, scusatemi, ma queste cose mi fanno proprio la bere. Quindi a un certo punto gli ho detto, ma qua la mascherina nessuno? Mi hanno guardato tipo così. Cioè, non lo so, è proprio una mancanza di rispetto, perché... Io ce l'ho la mascherina, però. Sì, papà, lo so. Stavo raccontando la storia, perché... Cioè, bene. È come una mancanza di rispetto verso gli altri, perché se io posso averla per tutelare voi, cioè perché voi non potete metterla per tutelare me? No, questo non riesco a capire. Cioè, se siamo all'aperto, sicuramente uno che mi cammina a 4 metri, non è che vado a dirgli mettiti la mascherina, però in un bagno così piccolo, voglio dire, cioè, non capisco veramente delle persone, non capisco. E probabilmente per questo che i numeri sono così alti, per le persone così, evidentemente. Scusatemi, piccolo sclero, ma ci sono veramente delle cose che mi fanno imbestialire. Sono arrivata nella mia casetta, ragazzi, mio papà qua sotto che mi aspetta, perché adesso mi accompagnerà dai miei amici che devono andare a cena. Oh mio Dio, quanto è strano essere qua. È veramente, veramente strano. È sempre bello però tornare nella mia casetta a Trieste, la mia casetta italiana. Ta-da! Lo riconoscete? Lo riconoscete? Devo solo lasciare queste cose in frigorifero, perché appunto poi scappo subito. Ecco fatto, che quando non ci sono i miei genitori vengono a mettere tutto a posto, mi hanno preparato il letto, mio papà mi ha detto che mi ha lasciato anche i cioccolatini sul letto, vediamo, aiuto, sono al buio, ok, non mi ricordo più la luce dove si accende, sì, mi ha lasciato i cioccolatini, ma meglio che in hotel, ragazzi, ma guardate che servizio, cioccolatini a forma di cuoricino con il miele, che buoni. E adesso, ragazzi, appunto esco, vado a cena di Giulia e Lia, come vi ho già detto 750.000 volte in questo video, e basta, non so se potrò filmare tantissimo perché appunto non li vedo da tantissimo e in più la bimba non la filmo mai, quindi non so se filmerò ancora tantissimo, scusatemi se non sarà abbastanza lungo questo vlog, ma quando sono in viaggio è tutto un po' sconclusionato, ma anche se i vlog sono corti, anche se, non lo so, io sono comunque felicissima di portarvi con me e riuscire a, cioè, e poter condividere le mie giornate, anche gli istanti più, cioè le cose anche meno importanti, però fa tutto parte della vita, la vita vera, le giornate, quindi sono contenta di potervi portare con me, insomma, ragazzi, quindi con questi vlog. E abbiamo ordinato la pizza, ragazzi, e non potete vederlo, ma... Il bambolotto è molto apprezzato, vi dico solo questo. Abbiamo preso le pizze da un nuovo... Ma questi cartoni sono giganteschi. Fighissimo. Cosa abbiamo preso? Allora, questa è... Qui ci sono i funghi, questa è tua. Guarda che sono bellissime, sono altissime. Sembra pizza napoletana, ragazzi. Ragazzi di Napoli, confermate. Questa è la pizza napoletana più cioè la pizza più napoletana che riusciamo a trovare a Trieste. E questa è la mia, che però non è come la volevo, ma fa niente, perché pensavo ci fosse la passata, invece no, ci sono i pomodorini, va bene. E super cocktail di Elia, imbattibili, la caipirosca più buona al mondo, cin cin! Mia family, che giornata, mi sento come una trottola oggi. In questo momento sono a casa di mia mamma, ho salutato Giulia e Lia, non ho potuto filmare appunto tantissimo da loro, come sapete, quando sono con gli amici, specialmente se non li vedo da tantissimo, mi dispiace un po' puntare costantemente la videocamera, però almeno un pochino vi ho resi partecipi, anche se poco, quindi sono contenta. Adesso appunto sono da mia mamma, che le sto fregando la linea, insomma, ovviamente sono venuta a salutare mia mamma, ma sto usando la sua connessione internet per poter passare tutti i file all'editor, quindi adesso sono qui, anche se poi ovviamente andrò a nanna a casa mia, però oggi vi dovrò salutare da qui, mia family, perché appunto passerò direttamente adesso i file all'editor, in modo che riusciamo a mettere online il video domani alle 17:30, sperando che tutto vada bene. Quindi, mia family, mi dispiace se il video non è stato abbastanza lungo, non lo so mai in realtà, fino a quando il video poi non è
pronto, non so mai quanto è lungo, se lungo abbastanza oppure no, spero sempre di sì, ma a volte è troppo corto, poi lo so che se è meno di mezz'ora, di solito il criterio è che se è meno di 30 minuti è decisamente troppo corto, vero o mi sbaglio? Secondo me voi avete un po' questa soglia, che se è meno dei 30 minuti è decisamente troppo corto, se è sopra i 30 minuti è accettabile, se è sopra i 45 è ancora più accettabile, diciamo, giusto? Una cosa del genere, e se è oltre un'ora è top, così almeno mi viene detto molto molto spesso, quindi mia family, niente, questo è quanto, scusatemi per questa giornata completamente sconclusionata, ma oggi sono stata veramente veramente una trottola e anche i prossimi giorni saranno così, perché ovviamente quando sono a Trieste cerco sempre di vedere quanti più amici possibile, fare quante più cose possibili, anche se mi programmo sempre di fare 100 cose, poi riesco a farne 80, diciamo, per essere positivi, però no, insomma è stata una bellissima serata, sono sempre molto molto felice di vedere Giulia, di vedere Lia, di vedere Keira, sono stracontenta che il regalo che le ho preso le sia piaciuto e quindi sì, sono, insomma niente, è stata una bellissima serata, i cocktail di Lia come al solito hanno il loro effetto, quindi niente mia famiglia, adesso appunto io sto ancora un po' qua da mia mamma e poi vado a casa a nannetta, quindi non so se domani filmerò un altro vlog oppure no, ma come sapete quando sono in Italia filmo spesso vlog, proprio perché appunto ho queste giornate che sono molto piene di impegni, quindi preferisco filmare video in cui vi porto con me e vi rendo un po' partecipi delle mie giornate, così riesco appunto a portarvi con me. E niente, bacio grande, mia family, ovviamente vi do anche un abbraccio forte, venite che vi abbraccio fortissimissimissimissimo. E noi ci vediamo domani, che tra l'altro questa è la mia cameretta di quando ero piccola, mia family, dove ho iniziato a filmare i video su YouTube, tra l'altro, ero proprio in questa cameretta qui, quindi bacio grande, abbraccio forte e noi ci vediamo domani con un nuovo video, sempre 17:30, ciao!